Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un prodotto diciamo più per i professionisti. Si tratta delle serrature di sicurezza che si montano sulle porte dei furgoni a battente o scorrevoli. Nello specifico oggi vi faccio vedere il prodotto che secondo me è il migliore in commercio, assolutamente top di gamma, serratura del gruppo Meroni, modello UFO Plus. Vi faccio vedere la confezione da due pezzi, vanno bene sia per la lanta posteriore, diciamo a battenti, che per le laterali scorrevoli. Prodotto che viene normalmente installato da chi fa allestimenti o comunque esegue queste lavorazioni, costo che può variare in base all'installatore, in base a quanti lavori vi fa sul vostro furgone, ma io oggi vi faccio vedere che è veramente semplice da montare, diciamo, in autonomia per due motivi. Uno, per risparmiare qualcosina sull'installazione, e secondo perché, a mio parere, almeno per quanto mi riguarda, preferisco sempre farmeli da solo questi lavori per curare tutti i dettagli e fare le cose come vanno fatte per bene. Assolutamente alla portata di tutti, vi faccio vedere il prodotto, vi spiego tutto quanto e vi faccio vedere come si installa dal vivo sul mio furgone nuovo. Quindi andremo a trapanare un furgone nuovo e lì bisogna prendersi coraggio. Partiamo con lo spacchettamento, vi spiego tutto e poi andiamo a montarlo. Vi arriva in una confezione che già a vederla è molto molto curata. Sull'esterno della scatola viene riportato il modello in oggetto, in questo caso il kit UFO Plus, composto da due serrature più tutto il set di accessori. Scatola con apertura laterale, si presenta in questo modo. Andiamo a tirare fuori tutto, vi spiego cosa vi danno. Bene, questo è tutto quello che troverete in questo tipo di confezione. Vi spiego velocemente. Abbiamo le due serrature principali, che sono assolutamente monoblocco, pesano un bel po', dove si può intravedere la parte di funzionamento della meccanica. Questo è appunto il chiavistello che va a fare la chiusura. Serrature in acciaio inox, innesto per la chiave e serigrafia della ditta produttrice. Ne abbiamo due. Cosa cambia? Cambia che una ha lo sblocco di emergenza. Vedete? Tirando il cavo dall'interno si va a effettuare lo sblocco di emergenza. Questo cosa serve? Semplicemente serve se vi chiudete nel furgone. Sembra assurdo, ma vi garantisco che capita. Quindi questa serratura andrà montata sulla porta che ha anche la leva di apertura interna di serie, ma lo vediamo dopo. Queste sono le due staffe principali per il fissaggio della serratura. Questi sono i cunei che vanno fissati sulla parte fissa dove la serratura va ad agganciare con il loro supporto. Quindi abbiamo tutto doppio. Viene poi fornito un rivestimento per il cavo dell'apertura di emergenza che serve a creare una sorta di maniglia. Abbiamo le tre chiavi. Vengono fornite con tessera per replicarle e o duplicarle. C'è un codice qua sotto il mio ditone che ora non vi faccio vedere. Si possono richiedere direttamente alla Meroni o eventualmente anche chi è abilitato a fare questo tipo di chiavi. Tipo di chiavi che sono quelle di massima sicurezza punzonate. Hanno un'impugnatura che è anche comoda perché ha una buona plastica con un buon grip. Questo è importante perché dovrete farlo 150 volte al giorno. Abbiamo poi questo perno filettato che ha un foro passante. Questo qui serve per fare il passaggio del cavo di apertura di emergenza attraverso la struttura del veicolo. Abbiamo poi due kit per il cuneo, quindi per questi qui. I kit del cuneo principalmente hanno tutta la viteria necessaria più una guarnizione. E la cosa importante di tutto questo, le viti che sono tutte in acciaio inox. Questo è molto importante perché andranno tagliate e saranno comunque esposte a intemperie e tutto quanto. È importante che siano in inox. Insieme a tutte le viti vengono forniti anche poi dei rivetti filettati, perché in alcune condizioni dove non si riesce a mettere la vite passante col dado si può ricorrere all'utilizzo di rivetti. Abbiamo quindi due kit per il cuneo e abbiamo poi due kit per la serratura. I kit per la serratura sono composti di tutte le varie viti, rondelle, sempre in inox, più la sua bella guarnizione che serve per, diciamo, evitare il passaggio di acqua. Abbiamo poi, cosa molto importante, le due dime di foratura. Queste qui andranno applicate direttamente sul mezzo, sono adesive, vi danno già il riferimento dell'apertura massima che deve essere di 10 mm
e vanno posizionate in un senso o in un altro in base al tipo di apertura. Bene, mi soffermo un attimo sulla dima perché è importante capire come leggerla per fare le cose al meglio e non perdere tempo. Questa è la parte che va sul lato fisso del mezzo, questa grossa della serratura è quella che va sul lato mobile, quindi anta scorrevole o abbattente. Dalla parte del cuneo abbiamo questi due fori che sono sempre da 5,5 e sono passanti fino in fondo, dove andremo ad usare le viti lunghe. Questi due fori io vi consiglio di iniziare a farli da 4 e poi allargare a 5,5. Mentre qui abbiamo il foro centrale che serve per la posizione e per fare comunque tenuta vicino al dente. Questo qui sarebbe anche da fare da 5,5, ma qua invece sicuramente andrete ad usare la boccolina filettata, boccolina che è M4 e richiede un foro da 6. Definita questa parte del cuneo, ci spostiamo dalla parte della serratura, dove andiamo a guardare tutti questi fori dentro la sagoma e nel caso della serratura con apertura d'emergenza andremo a fare anche questo. Questo è il foro per il passaggio di quel cilindro che ospita il cavo d'acciaio. Questo foro va fatto da 6 perché quel cilindro è un po' più grosso e richiede un foro maggiore. Questi 4 X nere qua non sono da fare. Noi dobbiamo concentrarci su questi all'interno della sagoma, che sono tutti da 5,5, ad eccezione di questo nel caso in cui dobbiate usare il rivetto filettato. In questo caso il rivetto filettato è da M5 e richiede un foro da 7 mm. Queste viti sono sempre M5 con foro da 5,5, dove qui andremo a mettere le viti lunghe passanti, che sono queste che vanno verso il mezzo, e qui andremo a metterle da dietro e sono quelle che tengono la serratura agganciata una volta inserita sulla sua piastra. Questo è per farvi capire bene come interpretare la dima, per non stare a perdere tempo e impazzire cosa devo mettere dove. Poi le istruzioni. Istruzioni che vi anticipo sono fatte molto molto bene, dettagliate, molto chiare e alla portata di tutti. Ci sono tutti gli step passo passo, tutte le figure, e viene tutto spiegato in modo assolutamente chiaro passo per passo, quindi alla portata di chiunque abbia un minimo di manualità. Ma adesso cosa ci resta da fare? Ci armiamo di tutto il necessario e procediamo col lavoro. Perfetto, ora andiamo a vedere la lista della spesa, cosa ci occorre. Ci serviranno innanzitutto delle chiavi fisse misura 7, 8 e 10. Ci servirà un set di chiavi a brugola 2,5, 3, 4, ma meglio avere il set. Del fondo antiruggine o zincante spray a freddo, potete anche avere un antiruggine in latta, insomma quello che trovate, l'importante è che protegga dalla corrosione. Si può dare quindi con un pennellino eventualmente o quello che trovate. Ci serve poi un punzonatore o un bullino per saniare i fori, uno svasatore per togliere la bava dopo aver effettuato tutte le forature, delle punte che nello specifico ci serve la 4, la 5,5, la 6 e la 7, per tagliare le viti una smerigliatrice angolare e ovviamente per fare fuori un trapano. Niente di chissà che, è tutta lamiera dolce, ma un bel trapano che giri dritto, ecco. Potrà poi magari servire qualche chiave in misura doppia, potrà servire una lima, insomma lì poi al momento in base a come va la lavorazione potrebbe servire ancora qualcosina, ma il grosso del necessario è questo. Allora, la prima cosa fondamentale da tenere in considerazione è che la serratura va sempre sull'anta che comanda, quindi quella con la maniglia, e il cuneo va sulla parte fissa, quindi il cuneo sulla porta che rimane fissa e la serratura sulla porta che si apre. Questa è una cosa che può sembrare scontata, ma bisogna sempre tenerne conto. Pulire la superficie se il furgone è molto sporco nella zona in cui dobbiamo applicare la serratura. Dopo aver scelto la zona idonea al montaggio, andiamo a posizionare la dima rispettando la posizione di questa linea nera con lo spazio che intercorre tra la luce delle due porte. Ovviamente, dovendo montare la serratura sull'anta di sinistra, va posizionata in questo modo. Con l'aiuto di un punzone andiamo a segnare tutti i fori. In questo caso, questo foro per il passaggio dell'apertura di emergenza va applicato solo dove viene montata. Questo furgone ha di serie l'apertura interna su quest'anta, quindi andremo a montare l'apertura d'emergenza su questa serratura.
Possiamo ora togliere l'adesivo e possiamo procedere alla foratura. Consiglio di procedere con un preforo da 4 mm. In questo caso il foro centrale non permette l'inserimento di una vite corta che esca dall'altra parte, perché c'è tutto lo spessore dell'ossatura. Faremo solo i due fori passanti, quindi che escono all'interno, mentre questo qui verrà fissato tramite rivetto. Dopo aver praticato i fori passanti da 5,5 fino all'interno, andiamo a allargare solo questo in misura 6. Effettuiamo ora una svasatura con uno svasatore inserito nel mandrino, o anche va bene uno a mano, sia fuori che dentro. In questo modo entra il rivetto, che potete fissare con la pinza apposita o vi faccio vedere come tirarlo a mano con il dado. Si prende il rivetto, si prende una vite dello stesso diametro del filetto, quindi in questo caso il filetto da 5, vite da 5 che arrivi a prendere tutto il filetto. Poi ci va un dado più grande, quindi su vite da 5 dado da 6, vedete che è libero, e una rondella dentata da 5, vedete? Si avvita fino alla battuta. Ok, questo è il pacchetto. Dopodiché si mette il rivetto nel foro, si tiene ferma il dado esterno con una chiave fissa e con un cricchetto, con un avvitatore, si tira la vite. In questo modo la vite tira il rivetto e lo allarga. Mi raccomando, sempre tenendo il dado fermo e sempre tenendo il dado alla fine, andiamo a svitare la vite. Ok, quindi dopo aver fissato il rivetto verifichiamo che le viti da 5 riescano a fuoriuscire dal foro, che siano passanti. Questa parte a livello di foratura è a posto. Ora prendiamo questa staffetta, che è quella che va sotto al cuneo, incolliamo la sua guarnizione facendo attenzione di inquadrare bene i fori. In questo modo abbiamo i fori passanti, prendiamo il cuneo che va posizionato in questo modo, inseriamo le due viti lunghe e lo montiamo sulla macchina. Procediamo mettendo rondella zigrinata e dado. Procediamo al serraggio. Quando vedete che la lamiera inizia a deformarsi, fermatevi. Il cuneo in questo modo è montato e fissato. Foriamo ora la parte della serratura. Dopo aver fatto tutti i fori da 4, procedete ad allargare a 5,5. In questo caso questo foro, dove andrebbe messa una vite lunga, andrebbe a finire qui dove c'è la battuta della guarnizione, quindi qui non va forato da parte a parte ma va usato il rivetto. Non avendo una punta abbastanza lunga per entrare da fuori e uscire dentro, mi sono riportato la quota della posizione del foro, quindi procedo a forare da dentro. Qui dentro dovrà passare questo perno, che ho misurato è da 6 mm, quindi procediamo a allargare il foro fino alla misura del 6, sia dentro che fuori.
Perfetto. Verificate che sia passante e siete a posto. Procedo intanto al fissaggio di questo rivetto con la stessa tecnica di prima. Dopo aver sbavato tutte le imperfezioni all'interno e all'esterno, andiamo anche qui a mettere un po' di fondo antiruggine. Prendiamo ora la guarnizione, la liberiamo da tutte le parti che vanno staccate e andiamo ad applicarla sulla carrozzeria allineandola ai fori. Perfetto. Prendiamo ora la flangia, prendiamo in questo caso tre viti svasate e qui dove andrebbe la quarta lunga mettiamo quella corta perché abbiamo usato il rivetto. Posizioniamo in questo modo, imbocchiamo la vite col rivetto e dall'altra parte di queste tre lunghe andiamo a mettere dietro rondella, rondella zigrinata e dado. Mi raccomando, questo fissaggio deve essere ben saldo. Adesso dobbiamo infilare il cavo di emergenza nel foro, farlo uscire dentro e dobbiamo incastrare la serratura sulla flangia facendo un movimento di scorrimento in qua. È un po' dura, ma calza giusta. Prendendo adesso questo perno dalla parte col filetto più corto, la andate ad avvitare nella serratura prima di mettere le quattro viti, altrimenti non riuscite più. Ok, una volta che siete riusciti ad imboccarla, mettete la rondella grande e il dado e tirando il dado automaticamente si avvita anche il perno nella serratura. Nel caso non riusciate, prendete un altro dado, andate ad imboccarlo insieme, fate dado e controdado in modo da bloccare il perno. Non tiratelo perché adesso andiamo a imboccare queste quattro viti dall'interno, le sue quattro viti che prendono la serratura in questo modo. Una volta fissato questo andiamo a fissare la barra dove passa dentro il cavo. Verifichiamo il funzionamento e possiamo poi andare a fissare qua il dado. Occhiali di protezione sempre e tagliamo le viti a filo. Fino ad ottenere un risultato del genere con le viti a filo e questo perno potete tagliarlo o lasciarlo lungo a vostra discrezione. In dotazione vi danno anche questo gancetto di alluminio, lo inserite prima, inserite la maniglia, il cavo dentro il tondino d'alluminio in modo da ottenere questa sorta di gancetto. Io per comodità lo lascerò più lungo per andare ad agganciarlo qui da qualche parte. Con l'aiuto di una pinza è sufficiente schiacciare il dentino d'alluminio. In questo modo avete l'apertura di emergenza, potete poi tagliare la parte in eccesso. Tagliamo anche queste due viti, possiamo ora verificare il funzionamento. Vedete che si apre regolarmente con la chiave sbloccata. Se noi andiamo a chiudere la chiave, ovviamente non si apre e una volta sbloccata rimane libera, ma solo con la chiave inserita. Se noi andiamo ad aprire, blocchiamo la serratura, alla prima chiusura, poi non si apre più. Questo è il funzionamento corretto. Adesso andiamo a effettuare l'installazione sulla porta scorrevole, è uguale alla porta antabattente, l'unica differenza è che avendo la parte mobile sulla scorrevole, dobbiamo posizionare l'adesivo al contrario con il cuneo a sinistra. La procedura è tutta uguale, l'unica differenza è che non avendo l'apertura di emergenza non andiamo a fare l'ultimo foro a destra.
E se mi chiudo dentro, apertura d'emergenza e maniglia del furgone, e voilà. Perfetto, le abbiamo montate, funzionano benissimo, non ci sono quasi mai complicazioni, ma vi garantisco che nel caso possano esserci, vengono risolte anche con il supporto diretto della casa senza problemi. Avete visto che è una cosa alla portata di tutti, un prodotto che non costa poco, perché costa online sui 200 euro, dipende, adesso vi lascio i link migliori che trovo in descrizione, però vi garantisco che uno, vi salva il materiale che avete nel furgone, due, soprattutto fa desistere molto eventuali ladri dal provare ad aprirlo, perché assolutamente non sono facili da aprire. In rete potrete trovare dei video dove fanno vedere che tentano di scassinarli. Allora, se arrivate col flessibile e fate leva di lato e tagliate le viti o tagliate qualcosa, il furgone ve lo aprono, però capite bene che un conto è fare leva e aprire la porta originale senza serratura rinforzata, un conto è mettersi a trafficare e fare tutto il casino con una serratura del genere. Vi garantisco che se ci sono due furgoni parcheggiati vicino e uno ha la Meroni montata e uno non ce l'ha, sicuramente vanno ad aprire quello senza. Questo, insomma, per spiegarvi l'utilità del dispositivo in sé, che come tutte le cose non è assolutamente invincibile, ma aiuta veramente tanto, e i furgoni purtroppo li aprono. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Messi Dattoli.